Buongiorno carissimi amici dell'Ippodromo di Palermo. Riprendiamo dopo una sosta l'anteprima corsa del convegno di lunedì e abbiamo un pronostico giovane per le corse di lunedì. Salvo Cintura, tutti allievi, Giovanni Caravello, Giuseppe Cordoba e Francesco La Rosa, alla grande. Allora ragazzi, approfittiamo della corsa allieve che apre il convegno di lunedì, che vede ben 80 cavalli al via, inizio alle ore 14.40. Abbiamo qua accanto l'ultimo vincitore della corsa allievi, dalla seconda fila, una magia, sfida anche al comando, fortuna, anche fortuna, bravo, come? Anche fortuna soprattutto. Un appiedamentino pure. Va bene, quello 5 giorni. 5 giorni, va bene. Ok, Giovanni, allora partiamo con te. Prima corsa, dicevamo, una corsa allievi riservata ai cavalli di 4 anni, 12 al via, distanza del miglio. Facciamo parlare il vincitore dell'ultima corsa, che guida il numero 7, Spatola Jet. Spatola Jet è una cavallo che parte forte, però per me è Stasi Cup la cavallo che ci sta dando. Come guida Salvo. Vabbè, ora sentiamo Salvo, che fa degli scongiuri laici. Spero di riuscire a partire forte per prendere una posizione subito alla corsa. Ho capito. Quella è la cosa più fondamentale. Indichiamo una terna, dai. Una terna c'è il cavallo di Vito Cusimano. E il numero 11, Sire di Azzurra. Sire di Azzurra, e mi piace pure Silvano Lux. Silvano Lux, il numero 8, e Stacy Cup, il numero 2. Chiamato in causa da Giovanni Caravello, facciamo parlare subito Salvo Cintura. Allora, reduce ai noi di un infortunio. L'altra volta sei tornato in pista, come ha reagito Vaschino? No, bene, per fortuna bene. Quindi sei, diciamo, al 100% dal punto di vista fisico. Ci fa piacere. Allora? E allora, qui sulla carta onestamente ho grosse chance di vittoria. Speriamo di ritornare alla vittoria dopo un po' di tempo. Come ha ben detto Caravello, Giovanni, mi piacciono sia Sire di Azzurra e Silvano Lux. Ok, io nel frattempo parlavo con Giuseppe Cordova, che è sempre timidino, graziosino. Allora gli ho detto: Giuseppe, ma guidi pure tu, dai, guidi il numero 10 Sunshine Rap. Dai, un parere pure da parte tua della corsa. Questa corsa ci sta Stacy Cup, però a me piace tipo il 2 di Stacy Cup, poi l'1. Serena Rechiu. Sì, e Silvano Lux. E Silvano Lux, spettatore interessato, Francesco La Rosa. E allora anche per te il pronostico, dai. I cavalli sono quelli che ne tira ragazzi. Stacy Cup mi piace come vincente, perché è una cavalla che va forte, poi semplice. E poi Silvano Lux e Sire di Azzurra, questi sono i cavalli. 2-8-11, va bene. Panoramica sulla corsa allievi, non ci siamo dimenticato niente. Allora, passiamo adesso all'analisi di tutto il convegno. Cominciamo con Giuseppe, dai. Una seconda corsa riservata ai puledri di 2 anni. Sì. Reclamare, distanza del miglio, 9 cavalli al via. Sì, a me piace questo di Giuseppe Porzio, questa Utopia Greek. Il numero 2. Sì. Poi mi piace questa Unica Caff. Unica Caff è il numero 8. E poi mettiamo pure questa di Zanca. E quella di Mimmo Zanca è il numero 6, Ultrasonic Font. Sì. Va bene, perfetto. Passiamo adesso alla terza corsa, 3 anni in pista, sono in 6, distanza del miglio. Francesco, tocca a te. Allora, questa corsa a me piace di Tiafolci Forte, perché se non sbaglio è il cavallo secondo me che ci sta. Tefer Tufont è il numero 1, sì. Poi tocca a Boca, un cavallo che va. Tocca a Boca il numero 2. E per simpatia gli mettiamo le guida che ho fatto, Tiva Dar Very Nice. Tiva Dar Very Nice, il numero 6, come jolly della situazione. Sì. Quarta corsa, stavolta sentiamo Salvo Cintura. Quarta corsa è il centrale della giornata, riservata ai cavalli di 4 anni, 6 al via, distanza del miglio. Per me questa corsa la vince senza dubbio Levando Catastrofe su Share Rap. Sasha e Barro il numero 6. Sì, speriamo in una seconda piazza per quello nostro, SpongeBob Griff, parte forte. Mm-hmm. E poi Salice del Rum come terza cavalla. E Salice del Rum come terza cavalla del centrale. Quinta corsa in programma è la seconda tris di giornata, riservata ai cavalli anziani di categoria G, ben 16 cavalli al via. Un rapporto di scuderia tra il numero 10 Ravello M e il numero 13 Rogito di Azzurra, distanza del miglio. In questa corsa sentiamo il parere di tutti e quattro. Cominciamo con Giovanni, allora, dai. Una base con 3 cavalli. Allora, una base con 3 cavalli per me. Il 12, Petti il Rosso 12 Jet, di Petti Rosso Jet. Con il 2. Il 2 di Piuma Bon.
Perché annuisci? Perché l'altra volta l'ho visto correre una corsa allievi insieme a noi che ha sbagliato a recuperare ed era una grande spinta. E quindi tu la segnali. Ottimo, sì. Bravo Giovanni. E poi un altro cavallo che mi piace è il 15. Il 15 di Passepartout, ne vuoi indicare un altro? Facciamo una base con tre. Un altro cavallino è il 3. Il 3 di Mercury Calf. Passiamo a Salvo, Salvo Cintura. Allora, per te, una base con tre cavalli. Beh, in questa corsa ho visto lavorare benissimo un cavallo, si chiama Mirtillo, il numero 7, lo guida Lorenzo La Rosa, Mirtillo. Se non sbaglio. Sì. Sì. Come altri cavalli mi piace Mercury Calf, che dovrebbe andare in posizione. Numero 3. Passepartout, cavallo di scuderia. Il numero 15. E il numero 12. È il numero 12 di Petti Rosso Jet. Come base abbiamo detto Mirtillo. Indichi Mirtillo. Benissimo. Giuseppe Cordova. Allora, a me mi piace. Nel frattempo c'è un uragano. Ti metti di cap. Allora, il nostro cameraman, dai, inquadriamo Giuseppe, vediamo il 3 di Mercury Calf, qua è la tua base. Sì. Poi Petti Rosso Jet. Petti Rosso il numero 12. Riviera il numero 8. E poi invece pure questo Mirtillo. E Mirtillo il numero 7. E allora, prontamente chiamato in causa Papa Lorenzo, Francesco. Ne parlano bene questo cavallo. A me sinceramente come vincente piace Petti Rosso. Petti Rosso Jet il numero 12. Poi mi piace anche Passepartout. Passepartout il 15. E poi mettiamo questo Mirtillo. Mettiamo Mirtillo, mettiamo un terzo cavallo. Un dai. Terzo cavallo, ti do. Che ti do? Mettiamoci. L'ho colto di sorpresa. Ravello M. Ravello M, il numero 10. Luciano Messineo, buongiorno. Buongiorno. È tanto tempo che non ci vediamo. Ciao buongiorno. Luciano. Buongiorno. Approfittiamo di questa seconda tris. Sei alla guida del numero 10 Ravello M. Per chiederti un parere sul Ravello M, è una base con tre cavalli da indicare ai nostri amici. Senti, il cavallo sta fuori l'ippodromo, sta a mare. È rientrato già da quasi un mesetto e non mi è dispiaciuto il cavallo. Purtroppo i numeri non sempre sono quelli che sono, perché non prendiamo mai un numero adeguato in prima fila. Comunque il cavallo, io sono molto fiducioso al cavallo, mi piace Ravello M. Un altro cavallo è Petti Rosso Jet, numero 12. Il numero 6 Parker Run e il numero 1 Nando Fly C. Dovessi indicare una base? Petti Rosso Jet. Petti Rosso Jet il numero 12. Grazie Luciano. Grazie. Diamo un sottofondo dell'autoclave, però speriamo che la voce sia stata abbastanza chiara. Nella scuderia dello zio Lorenzo troviamo Mirko, Mirko La Rosa. Ciao Mirko, allora, un appassionatissimo figlio d'arte, tutti, insomma. E quindi adesso anche per te, visto che c'è la seconda tris, è d'obbligo un pronostico. Dai, Mirko, vediamo un poco cosa riusciamo ad indicare ai nostri amici. Una base con tre cavalli. Allora, come base a me personalmente piace questo numero 15, Passepartout. Passepartout. Che mi sembra un cavallo che qualitativamente abbia corso in compagnie migliori di queste, quindi come base io metterei questo. Come seconda chance mi indirizzerei sulla scuderia Porzio, che in questo momento credo che stia passando un periodo abbastanza positivo. Positivo, sì. Quindi metterei entrambi i cavalli, che sono il 13 di Rogito di Azzurra e il 12, Petti Rosso Jet. Come terza base proverei con questo Mercury Calf, che con il numero 3 credo che potrebbe trovare una posizione. Tornando, sì. E in prima fila potrebbe lottare insomma per una piazza. Vabbè. E niente, sono questi i miei, perfetto, i miei favoriti. Ok, ti ringraziamo. Grazie. Alla prossima, ciao. Proviamo ciao. Un pronostico dinamico, visto che Carlo Giordano era in movimento di rientro dalle scuderie. Carlo, una base con tre cavalli in questa corsa trizzi. Tu sei alla guida di Portucerro. Il 6 vincente con 12 Petti Rosso Jet. Il 6 è Parker Run. Parker Run. 12 Petti Rosso Jet. Il 15 Passepartout. Sì. E il 5 di Portucerro. E il 5 di Portucerro. Ti inserisci. Bene Carlo. Ok, in bocca al lupo e buon rientro. Dai, il cavallo che andava in retromarcia.
menzionato da Carlo Giordano come base. Incrociamo subito Cesare Ferranti, mi devo fermare, la fermata è d'obbligo. Allora Cesare, ciao intanto. Buongiorno. Una base con tre cavalli per questa seconda tris molto intrigante. Allora, a me piace tantissimo il nostro cavallo, che l'ultima volta corre bene, arriva terzo in un percorso esterno. Il numero 6. Quindi la categoria va benissimo. Quindi mettiamo come base Parker Run. Parker Run per la tua me. Base, sì. Dopo... e mettiamo Velotti, che porta sempre cavalli competitivi. Nando Fly LC finalmente con un numero in prima fila, sì. Poi metterei Passepartout, anche se in terza fila, ma è un cavallo che si sa costruire la corsa, specialmente in questa categoria. Il numero 15. Mettiamo un altro cavallo. Un altro cavallo, mettiamo Petit Rosso Jet, che è Petit Rosso, il numero 12 in questa categoria, può dire la sua, anche se rientra, ha avuto un periodo poco felice, è sempre un cavallo qualitativo. Sì, una categoria G, ricordiamo, quindi ritieni che sì. Si possa inserire nella terna. Va bene Cesare, in bocca al lupo e grazie sempre. Fulvio Gallo, ciao. Ciao. Anche per te un parere sulla seconda tris, una base con tre cavalli. Allora, una base numero 3 Mercury Calf. Mercury Calf. Sì, per me in questa corsa va davanti e poi deciderà Gambino se correre davanti o meno, però si gioca le sue chance. Poi un altro cavallo, Parker Run, che il numero 6, ha molto bene l'ultima prestazione. Poi questo Mirtillo, anteriore e posteriore, è un cavallo che parte molto forte. Mm-hmm. Ricordo la prestazione con Galiotto, che non ha corso male, si è pure piazzato. Penso che secondo me nei primi tre ci può anche stare. Sì, inseriamo un altro cavallo. Qualche altro cavallo, se è pronto come tempi migliori, Petit Rosso Jet. Petit Rosso Jet il numero 12. Sì. Ok. Diversamente gli altri, è messo molto bene Nando Flaici. Corso sempre con cavalli sempre in seconda fila. Sì, con numeracci. Sì, numeracci. Adesso è messo bene. Poi gli altri hanno più o meno tre stesse chance. Merico con 14, non è cavallo la seconda fila. Rogito di Azzurra è un bel po' che diciamo non fa una prestazione. Passepartout vedo. Passepartout il numero 15, sì, ok. Quindi ricordiamo la tua base che è Mercury Calf, se non ricordo. Mercury Calf piazzato. Benissimo Fulvio, in bocca al lupo, ci vediamo. Allora ragazzi, passiamo sesta, settima e ottava corsa. La sesta corsa è una bella corsa con anziani di categoria C al via, 8 cavalli, distanza del miglio, un rapporto di scuderia che lega ben 3 cavalli del team 90, 5 Patrick AS, 7 Sorrisa e 8 Nick De Fiori. Chi vuole fare il pronostico di questa corsa? Dai, un volontario, cominciamo con Salvo, dai. In questa corsa mi piace tantissimo Patrick AS, che onestamente ha corso con altri, con Lune Tunes, con Poggio, sono per me altri cavalli. Basta un po' il tiro, quindi per me lui è il primo favorito. Come seconda chance mi piace il numero 1 Santiago YSS e il numero 3 di Otila, che sta facendo per adesso prestazioni abbastanza belle. Ok, allora Giovanni, dimmi il parere pure tu di questa corsa. Settima e ottava la riserviamo a Francesco e a Giuseppe. Quello che a me piace è Regale. Regale il numero 6. Sì, il numero 6. E come secondo metto l'1. L'1 di Santiago Weiss. E come terzo metto il numero 7. Il numero 7 di Sonrisa. Perfetto. Allora, settima corsa, sono i gentleman questa volta in pista. Corsa inserita nel palinsesto dell'Ippica Nazionale, una reclamare per cavalli di 4 anni. Distanza del miglio, 10 cavalli al via. Giuseppe. A me piace questo il 4. Il 4 Samara Jet, del quasi tuo omonimo Gaetano Caravello. Le iniziali le avete le stesse. Poi c'è la Boss e c'è uno. C'è la Boss il numero 1. E poi il numero 2. E il numero 2 di Stellaz per concludere la terna. Bene, concludiamo questo pronostico giovane per il convegno di lunedì con Francesco La Rosa. L'ottava corsa, 3 anni in pista, sono in 13, distanza del miglio. Come base ti do Tago Stefano.
Tacos Fonte il numero 13. Poi mi piace Turandot. Turandot il numero 3. E poi piazzata mi piace la nostra, Tormentarelle, che è l'ultima prestazione, sono positiva. A tanto che non corro, però speriamo bene. Siete fiduciosi. Sì, col numero 11 di Tormentarelle. Ragazzi, una sorpresa la posso dare in questa cosa? Assolutamente sì. Il numero 4 di Titanic Ban. Titanic Ban con Diego Bellante. Diego Bellante. Bene. L'altro giorno non ha corso. Cavallo di scuderia. Quindi attenzione a Titanic Ban. Ragazzi, vi ringrazio, tantissimi auguri, in bocca al lupo, Salvo, Giovanni, Giuseppe e Francesco. Alla prossima.